Ciao amici e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino della Fiat 508 Balilla, la berlina italiana sogno di un'epoca. Guardate che bella questa macchina, che eleganza. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 4, dove andremo a completare l'assemblaggio della prima ruota. Infatti andremo a assemblare la parte esterna e interna del cerchione e poi andremo ad analizzare il pneumatico della ruota, eccolo qui, spettacolare. E poi abbiamo ricevuto anche il mozzo e il disco del mozzo. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai, Balilla! E prima iniziamo l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino della Balilla e al nostro video. E poi, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, abbonatevi al canale e soprattutto cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutta la costruzione di questo spettacolare modellino in scala 1:8. In alto a destra vi lascio il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti. Ma andate a vedere l'ultimo video tutorial del modellino del Titanic, ragazzi, siamo quasi alla fine. Tutorial molto interessante e anche abbastanza impegnativo. Infatti andiamo ad attaccare le decalcomanie della striscia gialla lungo tutto il perimetro dello scafo, ragazzi, un lavorone molto ma molto delicato, andatelo a rivedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo. Andiamo quindi a fare una panoramica della situazione attuale dell'assemblaggio del modellino. Questo è quello che abbiamo costruito nel tutorial precedente. Siamo solo agli inizi, quindi andiamo a fare una panoramica generale un po' di tutto. Abbiamo assemblato il semicofano destro e sinistro. Guardate che bello, ragazzi, ho tanto di cerniera nella parte inferiore. Infatti vi ricordo che questo modellino sarà completamente ispezionabile e quindi anche il cofano potrà essere aperto per poter ispezionare la parte interna del motore. Guardate che bello. Poi abbiamo la cornice del radiatore, secondo me uno dei particolari più belli di questo modellino, con tutta questa cromatura, ragazzi, cioè guardate che spettacolo. Così possiamo vedere anche un'anteprima di come si presenta il muso del nostro modellino, veramente accattivante, ragazzi, veramente elegante, come vi dicevo prima, un modellino che secondo me ci darà veramente delle belle soddisfazioni. Continuiamo e andiamo a vedere i fari anteriori che abbiamo ricevuto. Eccoli qui, li abbiamo già assemblati e con il circuito tester li abbiamo anche collaudati. Eccolo qui il nostro circuito, dove possiamo appunto inserire il morsetto del faro uno alla volta e quindi abbiamo la possibilità di testarne il funzionamento. Guardate che spettacolo. Questo particolare più o meno si presenta a questa altezza della cornice del radiatore, veramente interessante. E per finire andiamo a vedere l'oggetto di questo video tutorial. Questa è la prima parte della ruota che abbiamo assemblato, diciamo tutta la parte interna del cerchione completa dei raggi caratteristici di questa macchina. Guardate che bello, particolare molto delicato ma allo stesso tempo realizzato veramente bene. Ok, a questo punto non ci resta altro che andare ad assemblare questi nuovi particolari. Andiamo quindi a fare una panoramica del fascicolo numero 4 della Fiat 508 Balilla, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Allora, veramente interessanti saranno i componenti che riceveremo con il prossimo fascicolo. Si inizia con il motore, amici. Eccola qui la coppa dell'olio, la testata e poi il blocco motore, la parte destra e la parte sinistra. Veramente, veramente interessante. Iniziamo. Allora, si continua poi con il fascicolo e con la storia, la 508 polacca. Ho dato già uno sguardo a questo fascicolo, ci sono veramente tantissime immagini storiche della Balilla, cioè ragazzi, veramente un'enciclopedia, fatto veramente bene. E poi queste immagini sono veramente spettacolari, guardate quanti modelli. Questo è un modello che veniva utilizzato per la distribuzione della posta polacca. Guardate che spettacolo ancora.
Continuiamo. La carrozzeria Gaston Grummer, seconda parte. Wow, guardate che bella, wow, bellissime. Ancora continua, ragazzi, non finisce mai questo fascicolo, spettacolare, cioè guardate che bellezze. Ok, andiamo a vedere le fasi di assemblaggio di questo tutorial. Allora, come prima cosa andremo ad assemblare il cerchione, eccolo qui, i due particolari che abbiamo ricevuto, e li andremo ad unire alla parte che abbiamo già assemblato precedentemente. Fatto questo, andremo a inserire il pneumatico. Eccolo qui, speriamo che sia un'operazione semplice, perché i pneumatici, ragazzi, richiedono sempre l'utilizzo dell'acqua calda, insomma, devono essere un po' elastici per poter entrare, diciamo, liberamente sul cerchione. Anche perché questo cerchione è molto delicato, quindi sarà un'operazione abbastanza delicata. E poi andremo a concludere la fase di assemblaggio con la parte del mozzo e poi il disco di copertura. Facciamo quindi una panoramica della fustella, eccola qui, con tutti i nuovi particolari che adesso andiamo ad assemblare. Abbiamo anche lo spinotto della camera d'aria. Wow, iniziamo! Iniziamo le fasi di assemblaggio dagli elementi del cerchione. Allora, abbiamo ricevuto due particolari, la parte del cerchione esterna e la parte interna. Allora, sono dei particolari realizzati in metallo, quindi impresso fuso di alluminio. Io sinceramente pensavo fossero di plastica, invece ce li ritroviamo di metallo, anche perché la ruota, ragazzi, dovrà sostenere tutto il peso del modellino, quindi è abbastanza plausibile questa cosa. Allora, quello che facciamo è andiamo a lavorare nella parte interna di questa parte di cerchione. Come la riconosciamo la parte esterna? Tramite questa lettera A stampigliata al suo interno. E poi volevo farvi notare anche questo numero 1 che troviamo nella parte opposta, che ci servirà per il corretto orientamento dell'altra parte della ruota, ossia quella con i raggi. Infatti adesso la andiamo a recuperare. Eccola qui, questa parte va orientata in questo modo, ossia con le quattro viti rivolte verso di noi, e come potete vedere qui troviamo stampigliato il numero 1 che dovrà coincidere con questo. Infatti adesso non facciamo altro che inserire la ruota con i raggi all'interno, sopra la parte esterna del cerchione, e tutti questi perni dovranno coincidere con questi fori. E l'unica combinazione che permette questo inserimento è questa, ossia orientando il numero 1 sullo stesso lato. Diciamo, tutte le altre combinazioni, ragazzi, non permettono l'inserimento della ruota. Andiamo quindi a recuperare anche l'altra parte del cerchione, ossia quello contrassegnato con la lettera B all'interno, eccolo qui, e lo andiamo a posizionare in corrispondenza di questi tre fori. Come potete vedere, c'è un foro più grande rispetto agli altri due, quindi qui dobbiamo andare a identificare il perno, quello più grande, eccolo qui, che ci permetterà il corretto accoppiamento. Eccolo qui, ragazzi, la nostra ruota completa di cerchioni, guardate che spettacolo. Adesso, in corrispondenza di questi fori, andiamo a fissare con 6 viti AM. Procediamo quindi con il serraggio delle viti. Facciamo attenzione a non farci scappare il cacciavite, altrimenti rischiamo di graffiare la vernice. Ok, ed ecco fatto, ragazzi. Allora, facciamoci una bella panoramica di questo cerchione, ragazzi, perché è veramente spettacolare. Un capolavoro, guardate che bello, wow, mi piace, adoro veramente questo colore spettacolare, questo bordeaux, veramente bello bello per questo modellino ultra elegante, wow, ecco qua. Ok, adesso ci spostiamo a lavorare sul pneumatico. Ed eccolo qui lo pneumatico del nostro modellino.
un particolare veramente figo, ragazzi, un pneumatico molto sottile, equipaggiato da questa macchina. Andiamo a vedere subito il disegno scolpito sul battistrada. Guardate che bello, ragazzi, lo adoro questo pneumatico realizzato in gomma e per fortuna, ragazzi, è una gomma molto morbida, quindi non prevedo grosse difficoltà per inserire il pneumatico diciamo sul cerchione. Guardate, veramente bella bella. Allora, procediamo con l'assemblaggio. Andiamo a vedere se riusciamo a fare questa operazione. Allora, molto importante non premere assolutamente sui raggi della ruota, perché essendo in plastica rischiamo di danneggiarla. Quindi premiamo esclusivamente sulla parte in alluminio. Allora, io direi di fare prima questa operazione. Andiamo, quindi schiacciamo la gomma e inseriamo il cerchione all'interno, dopodiché vediamo se riusciamo a inserire tutto il resto seguendo tutto il perimetro. Ok, più della metà l'abbiamo già inserita. Eccola qui, ragazzi, ci siamo. Ecco fatto. Wow! Guardate che spettacolo! La ruota della nostra Fiat 508 Balilla. Veramente un capolavoro, forse la ruota più bella di tutti i modellini, diciamo, che ho assemblato fino ad ora, veramente caratteristica. Io lo dico sempre, ragazzi, questo è un modellino elegante che sarà veramente un bel vedere una volta che l'avremo terminato. Ma questa ruota, ragazzi, è stupenda. Wow, l'adoro. Continuiamo con le fasi di assemblaggio, andiamo a inserire il mozzo all'interno del foro. Allora, questo particolare poi andrà rimosso quando dovremo andare a fissare la ruota al modellino, quindi per il momento nulla ci vieta di inserirlo. Allora, come potete vedere, nella parte inferiore ci sono due perni, uno grande e uno piccolo, che andranno a coincidere con questi due fori, foro grande e foro piccolo. Quindi lo andiamo a posizionare esattamente in questo modo. Non premiamo troppo perché tanto, come dicevo prima, dovremmo comunque rimuoverlo in futuro. Guardate che bella! Wow! E dopo aver eseguito questa operazione andiamo a inserire la valvola di gonfiaggio. Eccola qui, ragazzi, la orientiamo in questo modo e andiamo a inserire il perno in corrispondenza di questo foro. Allora, per fissare questa valvola molto probabilmente ci vorrà una goccia di colla ciano acrilica, perché come potete vedere non sta in posizione. E così come si presenta la ruota dopo aver inserito anche la valvola di gonfiaggio, un vero tocco di realismo. Guardate che spettacolo! Andiamo a concludere questa fase di assemblaggio con la borchia cromata. Ragazzi, guardate che bel particolare! Wow, anche questo lo andremo a montare provvisoriamente perché lo andremo poi in futuro a rismontare. Infatti, non premete troppo perché altrimenti poi per toglierlo è un problema. Ed eccola qui, ragazzi, la nostra ruota completa al termine di questa fase di assemblaggio. Guardate che spettacolo, ragazzi! Veramente, veramente bella! Wow! Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial.
così è come si presenta la prima ruota del nostro modellino al termine di questa fase di assemblaggio. Veramente un bel pezzo. Allora, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino della Fiat 508 Balilla, al nostro video se vi è stato utile, abbonatevi al canale e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, cliccate qui in basso per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections per seguire tutta la costruzione di questo spettacolare modellino e di tutti gli altri che stiamo già portando sul canale. Io come al solito vi lascio con questa bellissima panoramica e vi do appuntamento sul canale con i prossimi video tutorial. Ciao!